cari amici di Erodoto, iscritti e non iscritti. Oggi torniamo a conversare per la seconda volta con Marco Colleoni, che, come sappiamo, nella precedente puntata ci ha rivelato particolari dettagli interessanti sulla morte di Mussolini. Oggi l'incontro verte sulla ricognizione temporale che Marco Colleoni ha fatto rispetto alla temporalità di tutti gli episodi e dei momenti in cui sono accaduti. Ecco, si è creato anche un promemoria scritto che leggerà agli spettatori in modo da non perdere nessun tratto dell'informazione. Ecco Marco, iniziamo allora questo racconto partendo dai tuoi appunti. Alle ore 7:30 del mattino del 27 aprile del 1945 la colonna dei tedeschi e dei gerarchi viene bloccata a Musso. Intorno alle 8:30 circa alcuni gerarchi entrarono in canonica dal parroco Don Emilia Mainetti, consegnandosi, ma soprattutto rivelando al parroco che all'interno della colonna si trovava Benito Mussolini. Immediatamente il parroco avvisa i partigiani nella persona del comandante della 52esima Brigata Garibaldi, il conte Pierluigi Bellini de Vestenzio. Da questo fatto si può dedurre che già circa alle 9 di mattina i partigiani siano a conoscenza della presenza di Mussolini all'interno della colonna e che tutto quello che accade, ma soprattutto la scoperta di Mussolini, fu una precisa conseguenza della informazione data dai gerarchi al parroco. Mussolini, che poi fu catturato circa alle ore 14:30, viene tenuto per circa 3 ore all'interno del municipio di Dongo. Si decide poi, esclusivamente per ragioni di sicurezza, di trasportarlo alla caserma della Guardia di Finanza di Germasino, considerata per diverse ragioni più sicura. Ecco, c'è da precisare una cosa. Quando Mussolini viene portato quel pomeriggio dopo circa 2-3 ore, perché sembra che a Dongo ci sia stato molto poco, alla caserma di Germasino, le ragioni di sicurezza non sono dovute tanto, per le informazioni che ricevetti io, alla paura che già quel pomeriggio ci fosse qualcuno che potesse arrivare a liberarlo. Mussolini fu spostato perché quel pomeriggio a Dongo si stavano creando dei presupposti che non erano presupposti favorevoli a una detenzione di Mussolini all'interno. C'era gente che cominciava a esagerare. Mi spiego meglio, Enzo. C'era anche la possibilità che quel pomeriggio si creassero dei disordini, che qualcuno cercasse di entrare nel municipio perché la notizia aveva cominciato a circolare e cominciava ad arrivare troppa gente in quella piazza. E quindi si pensò, proprio per una ragione di sicurezza sua, spostarlo a Germasino, che era un paese a 6 chilometri da Dongo, in una caserma gestita dai militari della Guardia di Finanza e che quindi dava molto, molto più sicurezza di una detenzione nel palazzo del municipio di Dongo. Questo per precisare le ragioni per le quali venne spostato. Un altro punto importante che secondo me è giusto chiarire sempre per le notizie che ricevetti io è la notizia che secondo la mia fonte una notizia falsa fatta circolare da Pierluigi Benini delle Stelle, che come abbiamo detto era il comandante della 52esima Brigata Garibaldi, sul riconoscimento di Claretta Picazzi. Perché è importante questo punto? Perché il comandante partigiano disse che la notizia che tra le persone fermate c'era anche Claretta Picazzi la diede a lui personalmente Mussolini, chiedendogli, dopo essere stato portato a Germania, di salutargli una certa signora che era rimasta dentro. Alla precisa domanda del comandante su chi fosse questa signora, Mussolini rispose che si trattava di Claretta Picazzi. Ecco, questo è più o meno quello
che raccontò Pierluigi Bernier delle Stelle riguardo al riconoscimento del terrorismo. Ecco, secondo le informazioni che riceve Attivo, invece questa è un'affermazione assolutamente falsa, perché i partigiani vennero a sapere che tra le persone fermate a Donco ci fosse anche l'amante di Mussolini, semplicemente non perché fu Mussolini a rivelarli, ma perché furono i gerarchi, alcuni gerarchi, che rivelarono ai partigiani che quella signora era Claretta Petacci, amante di Mussolini. Tieni presente che in quel momento nessuno sa chi sia Claretta Petacci, non hanno neanche la minima idea che sia l'amante di Mussolini, e per loro poteva essere una delle tante signore che rappresentano la Corona. Non l'avrebbero mai saputo se i gerarchi non erano. Per questa ragione vengono a sapere, i partigiani vengono a sapere che Mussolini è all'interno della Corona, e non perché, come raccontò Pierluigi Le Stelle, fu proprio Mussolini a confermarglielo al comandante. Direi che c'è un'altra cosa che raccontò Pier Denis delle Stelle che non risulta secondo le informazioni che ricevetti io, ed è questa, e questa è molto più importante secondo me del fatto che Claretta Petacci fosse stata denunciata dai gerarchi o da Mussolini, perché si tratta di un altro racconto che fece Pierbellini Luigi delle Stelle sulla ragione per la quale Claretta Petacci venne unita a Benito Mussolini quella notte. Il comandante partigiano sempre sostenne che quando ritornò a Dongo, dopo aver saputo al Germasino che Claretta Petacci era l'amante di Mussolini ed era quella signora che era presente nella colonna, Pierbellini delle Stelle ritornò a Dongo e andò immediatamente a parlare con Claretta Petacci. Sostiene anche che si fece convincere da Claretta Petacci a farsi unire a Benito Mussolini, quello che effettivamente accadde quella notte. Ecco, secondo la versione che ottenni io a Dongo quasi 30 anni fa, in realtà l'unione di Claretta Petacci a Benito Mussolini non avvenne per una volontà specifica del comandante partigiano, che in pratica sembrerebbe che si sia assunto da solo la responsabilità di unire Claretta Petacci a Benito Mussolini, ma avvenne invece sotto un preciso ordine che arrivò da Milano più o meno alle 11 di sera di quel 27 aprile, dopo che anche il CLN di Milano aveva saputo che all'interno della colonna c'era Claretta Petacci. Quindi non fu il comandante partigiano, ma fu il CLN di Milano che inserì direttamente Claretta Petacci nell'operativo che effettuarono i partigiani quella notte, e che aveva come obiettivo spostare Benito Mussolini dalla caserma di Germasino a un altro posto che ovviamente il CLN non poteva conoscere, ma che avrebbero dovuto essere i partigiani a scoprirlo, a cercarlo per portare a termine questo. Ecco, questo è un altro punto importante che riguarda il racconto di quella notte, che non è mai stato sufficientemente specificato e focalizzato. E in sostanza anche Claretta Petacci avrebbe dovuto seguire la sorte di Mussolini, quale essa fosse stata, però l'avrebbe dovuta seguire, perché era insieme, l'avevano unita, e quindi l'avrebbero potuto lasciare lungo, avrebbero potuto fare altre cose, invece decisero proprio di unirla. E adesso parliamo di un'altra cosa, di un'altra informazione che diedero i partigiani, che però anche quella fu un'informazione che non risulta. Secondo la testimonianza sempre rilasciata dai partigiani, quella notte, dopo che si unì Mussolini a Claretta Petacci a Dongo, si fece un viaggio verso Moltrasio per l'ipotetica consegna dei due, chiamiamoli prigionieri, a qualcun altro. Come ti stavo dicendo prima, questo viaggio, secondo la persona che parlò con me, non ci fu mai nessun viaggio a Moltrasio, perché ci fu invece un viaggio diretto che cominciò alle 2 di notte, più o meno dalle 2 alle 3:30 del mattino, da Dongo, e che finalizzò con l'arrivo direttamente a casa di Maria dei due prigionieri. Quindi questo viaggio a Moltrasio, secondo
la mia fonte non ci fu, eppure i partigiani lo inserirono sempre costantemente come un punto di riferimento. I partigiani in pratica sostennero che solamente dopo essere arrivati a Montraggio, essersi resi conto che nessuno era presente per la consegna dei prigionieri, decisero solo in quel momento di rientrare verso Dongo e decisero soprattutto solo in quel momento di portare due prigionieri in casa dei marini. Questo è quello che hanno sempre raccontato e che abbiamo sempre letto da tutte le parti. La mia testimonianza, come ti ripeto, smentisce assolutamente questo fatto, questo viaggio fatto a Montraggio, ma ritiene che sia stato effettuato solo un viaggio diretto da Dongo a Bonzanigo di Mezzera in caso di domanda. Però, oltre a questo, c'è da dire un'altra cosa, che non solo non ci fu quel viaggio a Montraggio, secondo chi mi informò di come andarono le cose questa notte, quella notte, ma ci fu invece un primo viaggio a casa De Maria, un primo viaggio effettuato dai partigiani per rendersi conto che effettivamente quello spostamento che voleva il CLN di Milano e che chiesero ai partigiani di Gimono più o meno alle 11 di sera del 27 aprile si potesse fare. Quindi non ci fu il viaggio a Montraggio, ma invece chi parlò con me affermò che ci fu un viaggio di ricognizione fatto dai partigiani verso più o meno le 11 mezzanotte per verificare la possibilità concreta di portare Mussolini e la Petacci a casa De Maria. Soltanto quando i partigiani rientrarono verso l'una di quella stessa notte con la certezza che quel viaggio si poteva effettivamente fare, i partigiani partirono con l'operativo definitivo, che fu, come ripeto, lo spostamento di Mussolini da Germasino a Dongo, l'unione di Claretta Petacci e poi l'arrivo diretto a casa De Maria più o meno alle 3:30 del mattino. Sugli orari sai che non ci possiamo giurare, dobbiamo comunque parlare di orari fittizi, però direi che si può inserire entro l'arrivo della coppia di prigionieri insieme ai partigiani, l'arrivo definitivo inserire intorno alle 3:30 di mattina di 28 aprile. Cioè alle 3:30 di mattina Benito Mussolini e Carretta Petacci sono già arrivati a casa di Maria. E non si fece mai quel viaggio a Montraggio che raccontavano i partigiani perché non risulta assolutamente. Si fece invece un primo viaggio verso le 11 per verificare la possibilità di portarsi Mussolini e la Petacci. Quello sì. Arrivano a casa De Maria, arrivano i tre comandanti partigiani che sono Luigi Canali, Michele Moretti e Pierluigi Bellini dell'Esterno. Luigi Canali, detto il capitano nero, Michele Moretti e la staffetta partigiana Gianna vanno direttamente a Como. Pier Bellini delle Stelle invece si ferma a casa De Maria. Quando i due comandanti più la staffetta partigiana ritorneranno da Como a Dongo, a questo punto, dopo poco, si sposterà Pier Bellini delle Stelle da Bonzanigo a Dongo. In pratica, Pier Bellini delle Stelle rimane in casa De Maria e aspetterà il cambio da questi due partigiani più la staffetta Gianna dopo il viaggio che gli stessi fecero da Bonzanigo di Mezzera a Como per portare la notizia che il trasferimento di Benito Mussolini era stato effettuato ed era andato assolutamente bene, e quindi rientrarono probabilmente con qualcun altro da Como per poi portare avanti tutto il discorso che riguarda l'interrogatorio e poi l'esecuzione finale di Mussolini. Pier Bellini delle Stelle rimane a casa di Maria fino a quando non ritornano Michele Moretti, il capitano Neri e la staffetta. Per quale ragione si sentiva così sicura la tua fonte di questa cronologia dei fatti? Allora, guarda,
Questo è una, diciamo, una spiegazione che va generalizzata, nel senso che questa persona che parlò con me si sentiva sicura perché, vedi, tutto quello che successe in quei luoghi noi l'abbiamo scoperto con il contagocce. Suo padre, sua madre, che erano vivi, vegeti, presenti durante quei due giorni, come tutta la popolazione di quei posti, Dongo, Germasino, Musso, Domaso, erano perfettamente al corrente di quello che successe in quei due giorni, semplicemente perché gli attori principali di quei due giorni erano le persone del posto. Quindi evidentemente tutto quello che successe se lo scambiarono, se lo comunicarono tra di loro, perché era una cosa che era condivisa tra di loro. E quindi le informazioni riguardo diciamo, agli avvenimenti, anche ai più piccoli dettagli, erano cose che erano condivise. Quindi la sicurezza di questa persona era semplicemente la sicurezza che aveva suo padre e sua madre quando raccontavano queste cose. Se le raccontavano tra di loro, e tra di loro ovviamente si dicevano sostanzialmente come erano andate le cose, perché gli attori principali erano loro. Tu non dimenticarti che i partigiani che aiutarono l'operativo, che parteciparono, e tutta la fitta gente di quel posto, a parte, come abbiamo già visto nel video precedente, a parte proprio gli esecutori di Mussolini, chi partecipò, chi condusse, chi portò avanti quella giornata, quella notte, erano tutte persone di quei posti. E quindi è chiaro che la verità lì era molto facile riuscire a capire quale fosse. Penso che i nostri spettatori apprezzeranno, io ti ringrazio ed al prossimo incontro, che lo possiamo annunciare, parleremo di un tema decisamente diverso e che investe un altro continente, l'America del Sud, e parleremo di Che Guevara. Poi non diciamo il perché, lo diremo la prossima volta. Grazie.